L'acqua che invade i campi ed entra in casa, la paura e l'esasperazione. Ad Angri la storia si ripete, la pioggia incessante delle ultime ore ha provocato enormi disagi in località Ortalonga e in località Vagliana. Inutili purtroppo si sono rivelati gli interventi di dragaggio realizzati negli ultimi tempi. I residenti non nascondono la loro preoccupazione e la loro amarezza. Ogni volta che piove, ovviamente la storia si ripete perché c'è un'incuria delle istituzioni e un degrado del territorio che va avanti da anni. Ovviamente l'acqua, non lo so, la chiamiamo anche bomba d'acqua, l'acqua che cade oppure l'acqua che arriva qua giù è sempre maggiore, quindi ovviamente abbiamo un problema. E l'acqua ovviamente qua si ristagna perché è diventata una valle, è una specie di vasca di raccolta che ovviamente ha danni nostri, di tutta la popolazione. In particolare lei vive e ci lavora perché opera anche con le sue serre, i danni sono ingenti. Sì, ovviamente i danni sono ingenti, noi siamo da dicembre, solo per raccontare l'ultimo mese che riusciamo, che abbiamo, cioè abbiamo acqua da un mese che non se ne va più. Ormai credo che la zona è diventata critica, è difficile per chi campa, cioè per chi vive solo di questo mestiere, riuscire ad andare avanti. È stato sempre così o c'è un peggioramento negli ultimi tempi? Il peggioramento c'è e si vede ogni volta che piove perché l'acqua è sempre di più e quindi è diventata davvero difficile gestire la situazione per noi che siamo lasciati da soli e nessuno ci aiuta. A cosa è dovuto questo peggioramento? Io credo che negli anni non è stato mai fatto un progetto serio in cui, diciamo, un progetto per cercare di raccogliere quest'acqua che arriva dalle zone dell'Avellinese e poi si è stata fatta una zona industriale che comunque deve scaricare acqua nel Rio e anche la 268, credo che negli anni non è stato mai fatto un progetto di vasca di raccolta e quindi tutta l'acqua si riversa in questa zona e ci sono migliaia di persone che devono ogni volta ricevere quest'acqua e ricevere purtroppo dei danni. Qualcuno vi è stato vicino in queste ore difficili? Io personalmente qua dietro non ho mai visto nessuno. Quello che dobbiamo, cioè, se non ci rimbocchiamo noi le maniche, non riusciamo ad avere nemmeno un sacco di sabbia e non c'è davvero nessuno che viene qua. Lei ora ha dovuto lasciare la casa per il momento? Sì, stanotte abbiamo dovuto lasciare la casa perché l'acqua è entrata in casa e quindi siamo stati in macchina e non abbiamo visto davvero nessuno darci una mano e ogni volta è sempre così, quindi siamo davvero abbandonati a noi stessi. Vuole lanciare un appello a qualcuno? No, noi cioè, l'appello è quello che urgentemente inizino a fare qualcosa perché noi non chiediamo nulla ma vogliamo solo vivere nelle nostre terre e che ci sono state lasciate dai nostri nonni con tanti sacrifici, quindi per noi è ingiusto vivere in queste condizioni. Ad ogni pioggia per voi è paura? Noi viviamo solo di ansia, ogni volta che piove non possiamo avere nessun... L'ultima volta che pioveva, io personalmente stavo a pranzo da amici e sono dovuto correre qua, quindi per noi è sempre uno stato di allerta e si vive solo di ansia. L'ultima volta è capitato 10 anni fa e da 10 anni che non si verificava e stanotte invece sì, è arrivata perché l'acqua è diventata sempre di più.